Le associazioni tra i disturbi del sonno e l'utilizzo di sostanze sono complesse, bidirezionali e riguardano non solo i disturbi veri e propri, ma anche le alterazioni quantitative e qualitative dei parametri relativi ad un corretto sonno, nonché i cronotipi. E parte di questa associazione può essere oggi spiegata grazie ai dati che emergono dalla mappatura del genoma umano intero, che hanno documentato come vi sia una sovrapposizione genetica e quindi una parziale suscettibilità genetica tra disturbi del sonno e disturbi da uso di sostanze. E questa vulnerabilità sul piano neurobiologico ha identificato soprattutto due cluster di associazione tra disturbi del sonno e disturbi da uso di sostanze. Un primo che mette in relazione la severità dell'uso di tabacco e l'alterazione quantitativa e qualitativa di una serie di indicatori specifici di un sonno corretto. La seconda, di cui tratteremo soprattutto oggi, è relativa all'associazione tra un utilizzo improprio, quindi l'abuso di alcol e di sostanze psicoattive illecite, e lo sviluppo nel corso della vita di veri e propri disturbi del ritmo sonno-veglia. Queste associazioni significative dal punto di vista clinico e anche in termini di una parziale predisposizione biologica comune giustificano la notevole concorrenza tra disturbi del sonno e il disturbi da uso di sostanze che, come vedremo anche nella parte conclusiva della mia relazione, che sono superiori a quella della concorrenza con altre categorie nosografiche psichiatriche. È stato evidenziato prima in maniera molto chiara dal professor Biggio, per cui riprendo soltanto alcuni aspetti, come il sistema dell'orexina sia coinvolto nella neurofisiopatologia delle condizioni stress correlate e nell'utilizzo di sostanze e come la sua iperattivazione nello specifico possa contribuire allo sviluppo delle condotte additive nei pazienti che sviluppano un disturbo da uso di sostanze. In particolare l'uso reiterato e compulsivo dell'oggetto di dipendenza e la comparsa di una sintomatologia astinenziale che, come sapete bene, partecipa ai fenomeni di neuroadattamento che determinano la transizione dalla condizione di abuso a quella di dipendenza. E tutto questo attraverso la modulazione dei sistemi, una disregolazione dei sistemi motivazionali e del reward. Il professor Biggio ha mostrato questa diapositiva che è importante per sottolineare come anche in questo caso l'associazione tra dipendenze e coinvolgimento del sistema dell'orexina sia di fatto bidirezionale. Infatti l'utilizzo cronico delle sostanze a sua volta determina delle modificazioni maladattative nel pattern dell'orexina che favoriscono l'utilizzo continuativo delle sostanze e che promuovono il rischio di ricadute, che come sapete è estremamente elevato, soprattutto nel primo anno dalla presa in carico di pazienti con problematiche di dipendenza. Abbiamo oggi delle evidenze di efficacia in ambito preclinico circa l'azione di antagonismo recettoriale del sistema dell'orexina che, attraverso la modulazione della trasmissione della corteccia intralimbica, risulta essere associato con la riduzione delle ricadute indotte da fattori stressanti e con la ricerca della sostanza in modelli animali. E questo è stato documentato sia per quanto attiene all'alcol sia rispetto all'uso di metanfetamine. E abbiamo delle evidenze molto preliminari circa il fatto che il sistema dell'orexina possa diventare un target molto importante dei nuovi interventi farmacologici nel trattamento dei disturbi da uso di sostanze. In particolare uno studio preliminare condotto con il suvorexant in 38 pazienti affetti da disturbo da uso di oppioidi sottoposti ad un scalaggio del trattamento con buprenorfina, in cui il farmaco si è dimostrato utile in termini di miglioramento degli indicatori di insonnia sia soggettivi sia oggettivi e parallelamente nella gestione del craving e dei sintomi astinenziali.
In più le evidenze che sono state prodotte e presentate dalla professoressa Palagini, quindi evidenze preliminari dal punto di vista clinico di come invece il daridorexant possa essere utile in un trattamento a 3 mesi nella gestione di pazienti che utilizzano in maniera impropria o sviluppano una vera e propria condizione di dipendenza da farmaci sedativo-ipnotici e ansiolitici. Quindi ad oggi abbiamo una letteratura scientifica e delle evidenze robuste circa l'impiego del daridorexant, nonché un'indicazione registrativa specifica che è corroborata nell'ambito delle dipendenze dall'assenza di evidenza di insonnia rebound nel momento in cui il farmaco viene interrotto, della comparsa di sintomi astinenziali e per il basso o assente potenziale di abuso. 3 variabili che sono molto importanti nella gestione dei pazienti con disturbo da uso di sostanze. Pertanto vi presento la nostra casistica che riguarda 66 pazienti con diagnosi primaria di disturbo di insonnia che sono stati trattati per 3 mesi con daridorexant a un dosaggio di 50 mg DIE. Il campione è omogeneo in termini di genere e vedete nella diapositiva sono riportate le caratteristiche sociodemografiche più salienti. Oltre alla diagnosi di disturbo da insonnia, questi pazienti presentavano una comorbidità psichiatrica che nel 50% era determinata da disturbi da uso di sostanze. Vedete in particolar modo l'uso multiplo, seguito dall'alcol, dai sedativo-ipnotici, dalla cocaina e infine da cannabinoidi ed oppioidi. Nel 50% invece in questo campione le comorbidità psichiatriche erano differenti e nello specifico disturbo ossessivo compulsivo, disturbo bipolare, disturbo d'ansia generalizzata, disturbo depressivo maggiore, disturbi di personalità e disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. In questo campione preliminare non abbiamo riscontrato differenze significative in termini di caratteristiche cliniche né di parametri specifici dell'insonnia per quanto attiene alla durata in mesi, alla severità dell'insonnia in termini sia moderata sia severa e delle tipologie iniziale, intermedia, il terminale o con caratteristiche miste. Né differenze significative per quanto attiene al punteggio all'Insomnia Severity Index, a quanto riportato dal paziente in termini di Subjective Sleep Total Time e nella percezione della qualità della vita. Vi presento pertanto i risultati di questo lavoro preliminare di trattamento con daridorexant 50 mg per 3 mesi in questo campione di Real World, in cui complessivamente abbiamo riscontrato il più del 50% di responder, il 18% di remitter per quanto attiene all'outcome sull'insonnia primaria, ma anche un 22% di dropout e un 9% circa di non responder, senza differenze significative fra i 2 gruppi, con o senza comorbidità per disturbo da uso di sostanze, anche se cominciano ad emergere alcune differenze, il gruppo con comorbidità per le dipendenze presenta minori tassi di remissione e maggiori tassi di dropout a 3 mesi. Nell'arco del trattamento abbiamo notato e riscontrato quindi un miglioramento significativo dei punteggi dell'Insomnia Severity Index, così come della durata complessiva del sonno, come riportata dal paziente, e di un miglioramento della qualità della vita. Ma soprattutto quello che ci interessava in questa analisi preliminare, il trattamento è risultato complessivamente sicuro e ben tollerato, solo una percentuale minoritaria del campione ha presentato degli effetti indesiderati che sono però risultati transitori e che non hanno richiesto l'interruzione del trattamento, che è avvenuto invece per quanto attiene i dropout, soprattutto per scelte personali di cui magari discuteremo poi successivamente. Il dato che mi interessa anche condividere con voi nel sottogruppo con comorbidità è il fatto che nell'arco dei 3 mesi circa il 66% dei pazienti sono rimasti in completa astensione dalla sostanza di cui abusavano o per cui avevano sviluppato una dipendenza, con una riduzione graduale e progressiva del craving misurata con la scala visoanalogica. In conclusione,
Il disturbo da insonnia cronica è estremamente frequente nei disturbi da uso di sostanze. La letteratura scientifica riporta fino a circa 3 volte superiore che nelle altre categorie nosografiche e psichiatriche. Le alterazioni del sonno correlano e talvolta predicono anche la presenza di dimensioni psicopatologiche secondarie che riguardano soprattutto i sintomi affettivi ed ansiosi, così come lo sviluppo del craving e il rischio di ricadute in pazienti con dipendenze. Pertanto, somministrare degli interventi specifici per la gestione dell'insonnia è cruciale in questi pazienti. Ovviamente, in prima battuta, la psicoeducazione, l'igiene del sonno e le terapie cognitivo-comportamentali. Ma, quando necessario, nei casi di insonnia di entità moderata e severa, anche l'associazione della terapia farmacologica, che in questo caso non può optare per farmaci che abbiano a loro volta un potenziale di abuso e di dipendenza. E in questi pazienti gli antagonisti dei recettori per l'orexina, in particolare il daridorexan, rappresentano un approccio terapeutico estremamente incoraggiante.